la Befana arriverà. Il tempo incerto di questi giorni non ha fermato la 27esima edizione della Festa Nazionale della Befana ad Urbagna. La pioggia ha costretto gli organizzatori a spostare alcuni degli eventi all'interno del Teatro Bramante, ma il grande spettacolo della Befana è andato in scena ugualmente per la gioia di grandi e bambini. Befana! Scesa dal campanile, Befana, qual è l'emozione più grande di questo momento? L'emozione più grande è vedere così tanta gente che è venuta a vedere questa bellissima manifestazione che ha raccolto tantissima gente da diverse regioni d'Italia, quindi è veramente bello. Per noi è un divertimento ed è bellissimo vedere i bambini che si divertono. La Befana. I migliaia sono accorsi ad Urbagna per questa 27esima edizione, così come tantissimi sono stati i chili di caramelle lanciate dalla Befana. Tanta gente anche per i laboratori e spettacoli, tantissimi bambini hanno partecipato alle attività proposte. Lunghissima la coda per visitare la casa della Dolce Vecchina. Anche quest'anno, grazie all'aiuto dei tanti volontari della Proloco Casteldurante, è stato possibile offrire a cittadini e turisti una festa nazionale di grande qualità. Un sacco di preparativi dietro. Tanti volontari che ci danno una mano, perché senza i volontari non si fa niente. Questa è una festa molto importante per Urbagna, perché la Befana ha qui la sua casa e quindi siamo tutti molto contenti di fare questa festa. Quest'anno devo dire che ci ha penalizzato un po' il brutto tempo, però sono sempre molto soddisfatta perché la gente ci è venuta e ci ha dato fiducia anche con la pioggia. Un lavoro importante, accompagnato chiaramente dall'amministrazione comunale, ma che poi vede il lavoro della Proloco. Sì, la festa organizzata dalla Proloco Casteldurante, c'è ovviamente una forte sinergia con l'amministrazione comunale, nei paesi piccoli bisogna farsi forza e quindi ci si dà tanta mano. Ci sono le associazioni di volontari che si attivano durante tutto l'anno ed è un lavoro di mesi, perché appunto ci si rivolge ad un'utenza che è di famiglia, di bambini, e quindi hanno delle necessità anche speciali, e per non scontentare i bambini bisogna a lavorare il doppio e il triplo, perché sono gli clienti più esigenti ed è bellissimo poterli accontentare.